Ciao, oggi niente monte, niente, sono sempre in mezzo alla natura, però sono venuto in un posto particolare dove tornerò anche nei prossimi giorni perché forse domani per venire a fare un altro video e degli scatti. Oggi avevo la giornata impegnata perché c'erano degli amici di Milano che stavano girando uno spot pubblicitario per una casa automobilistica e siamo stati in altri punti. E però mo che ero fuori ho detto vado a fare un salto, visto le abbondanti piogge di questi giorni e la nevicatina leggera leggera che aveva fatto nei giorni passati. Te lascio il video qui, il video precedente a questo, di dove ero in mezzo alla faggeta nella neve. Ti voglio far vedere una cosa, forse senti già in sottofondo del rumore d'acqua, perché sono venuto a vedere, proprio per via delle abbondanti piogge, se era presente la Piscia dei Frati, questa cascata che scende a fianco dell'eremo di San Girolamo a Pascelupo, detto anche l'eremo di Montecucco, che è diamante incastonato nella montagna, che adesso ti farò vedere con il mio potente zoom. Quindi non mi vedrai camminare, cioè proprio qui, ce l'ho dietro la testa, è lo lì, è lassù, questo piccolino qui. E adesso però io te lo voglio far vedere perché scende la Piscia dei Frati, però non è molto potente, perché per avere una situazione come in quest'altro video che ti metto qui sopra servono abbondanti nevicate con dopo piogge veramente forti, allora lì si raggiunge il top e raramente si raggiunge quella situazione. Ogni tanto si presenta in maniera molto leggera come adesso, però sempre uno spettacolo, perché si sente proprio in sottofondo il rumore, il suono della cascata. Adesso te la faccio vedere, guarda. Allora, sarà un po' complicato perché sto facendo tutto a mano libera. Eccola lì, vicino all'eremo. Questo è l'eremo di San Girolamo a Pascelupo e questa è la Piscia dei Frati. Hai visto dove è incastonato sia l'eremo che la cascata? Quindi si rifarà una situazione forte come sul video che ti ho linkato prima, ma lo metto anche in descrizione. Se riesco te porto sotto la cascata, non è facile perché devo chiedere permesso ai padroni di casa e non mi va di disturbarli perché sono eremiti, quindi non vogliono tante rotture de scatole. Due, devo arrivare lì. Una volta ci arrivava a macchina, adesso la strada è messa malissimo, anche se ho la Panda 4x4, me va de schiantare una sospensione. Per questo, casomai vado su a piedi. Comunque, ecco, e pensate, io qui ci vengo spessissimo, perché qui sotto proprio c'è Rio Freddo, c'è. E io sono sempre qua o a Montecucco, quindi per me è come stare a casa. Adesso comunque ti aggiungo al video anche delle riprese dell'altra situazione con qualità molto più alta e le foto anche in questo video. Prima però te lo voglio far rivedere. Guardate, c'è una persona che sta scendendo con le corde.
Non ci avevo fatto caso prima. La vedete al centro dell'immagine? C'è la corda e una persona che sta scendendo con le corde grande. Da che occhio nudo lo vedevo così, c'è un 720 mm. C'è una persona che sta scendendo con le corde in mezzo alla cascata. Guardate che roba. Eccone un'altra su che parte adesso. Cioè non è programmato, lo sapevo che c'era sta gente io. Ello lì. Che coincidenza, ragazzi. Guardate che roba. Il primo già è arrivato giù, penso. Secondo, oppla, è sua mano libera, scusatemi, ma lo stabilizzatore non fa miracoli. Aspettiamo che parte, eh. Eccolo, scende. Dai, dai, dai. Ah, vedete la corda? Sì, l'ultimo è arrivato perché la corda oramai non c'ha più il peso. Va in vento. Ma vedete la corda verde fluo? E c'è qualcun altro lì che adesso dovrebbe scendere. Bella storia. Che storia. Ecco, quel modo ci si arriva più facilmente sulla cascata. Ossia che ci sei dentro. Allora, guardate la corda che la sposta il vento. È caduto qualcosa? No. Non ho preso un colpo. Aspettiamo un attimo che scende. Io occhio nudo lo vedo, se mi guardo dentro la camera non lo vedo per niente. Altro già l'eremo. Avremmo beccati, cioè, se quella è una persona, Enzo, neanche se è una persona quella lì. Ci ho tentato di prendere la macchina fotografica e scattargli una foto. Dato che c'ho il 600 mm. Mi sa che è partito? Non capisco. Non dovrebbe da gusto sta lì adesso. Della serie il canyoning, quello serio. Scusate la ripresa mossa, ma ho lasciato via i treppiedi perché non ne sarebbero serviti e il risultato è questo qui. Però non capisco perché non scende. Bene.
Allora, una discesa l'abbiamo vista, l'altro scenderà e prima che scende voglio prendere la 5D con il 600 mm e cercare di fargli qualche scatto a questo punto mentre è sospeso in aria sulla cascata. Quindi ti saluto, ci vediamo nel prossimo video. Vai a dare un... tutti i giovedì sera sono in live alle ore 21 su questo canale. Se vuoi ti iscrivi, ti arriva la notifica di quando vado in live. Vai a dare un'occhiata, lascio il link in descrizione al mio piano abbonamenti per la fotografia naturalistica su www.maurobarbacci.it. www.maurobarbacci.it c'è la sezione abbonamenti, vedi tutto quello che do a disposizione. Un abbonamento di 7 euro al mese, tranquillissimo, dove io faccio dentro delle live, ci sono i corsi on demand e tutto quanto. Quindi adesso vado a fare un paio di scatti. Come sempre è stato un piacere essere qui con te e ci rivedremo molto presto per l'altro video dentro Rio Freddo. Ciao!